Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, comincia la lettura liturgica continua del libro dei Proverbi, che per una felice coincidenza chi la frequenta sa che è oggetto anche della nostra meditazione durante le ore sante del giovedì sera. Proprio questo brano, questa è parte del brano su cui mediteremo, se Dio vuole, giovedì prossimo, quindi avremo modo di approfondirlo. Si vede, traspare da questi libri davvero la grande sapienza divina, no? Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno se è in tuo volere di farlo. Oppure non dire al tuo prossimo ma te lo darò domani se hai ciò che ti chiede, no? Questa sollecitudine benevolente nei confronti del prossimo. Poi la litigiosità, sentite, vabbè. Papa Francesco spesso e volentieri riprende queste cose qui. Non litigare senza motivo con nessuno. Noi non siamo litigiosi, noi siamo pacifici, costruttori di unità, non seminatori di zizzani, in quanto discepoli di Gesù. E poi, quando vediamo qualcuno che è malvagio, e che sembra, chi lo sa, quanta prosperità, vi ricordiamo sempre che Dio benedice i giusti, ma il malvagio non lo benedice fino a quando non si converte, d'accordo? Quindi il malvagio, anche se sembra essere gaudente, felice e contento, ha già in se stesso la condanna della sua malvagità, che è quel senso di solitudine, di vuoto profondo che si vive quando Dio non c'è, non perché Dio non sia vicino a noi, ma perché tu ti sei allontanato da Lui e non ne senti più l'azione, la vicinanza, la misericordia, l'amore detto da tua anima. Il Vangelo di oggi è non immediatamente accessibile, ma anche questo molto importante. Il contesto è questo: nessuno, dice Gesù, accende una lampada, lo copre con un vaso, ma sopra un lucernare. E poi fa riferimento al fatto che non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, viene in piena luce, e poi parla e spiega: fate attenzione a come ascoltate. Ecco, chi nel discorso era alla splendida conferenza del cardinale Trocchi ricorderà bene l'importanza, la spiegazione, che la differenza che c'è tra l'ascoltare e il sentire. Io ascolto quando sono recettivo, quindi cerco di fare mio e di ritenere quello che le mie orecchie sentono. Questo capita soprattutto con la parola del Signore. Quindi se tu sei recettivo, quindi man mano che il Signore ti parla, tu apri il cuore, ti parlerà sempre di più e tu diventerai a tua volta luce per le altre persone. Non solo perché riferirai la parola che il Signore ti ha detto, sì, c'è anche questo, ma anche perché la tua vita progressivamente diventerà luce. Ma se tu non ascolti, oppure ascolti con le orecchie da mancanti, come si dice, che succede? Che ti viene tolto anche quel poco che tu avevi. Lo sapete, no? Vi parlo da parroco. Un parroco, quando lascia una parrocchia, si vede queste cose davanti. Perché vede le persone che piano piano hanno ascoltato, si sono messe in discussione, si sono aperte a tante cose, tu le trovate in un modo e lasci in un altro, e quello che lasci prosegue. E purtroppo ci stanno persone che sono rimaste tale quale come fosse una virgola, d'accordo, qualcun altro peggiorato. Si vedono proprio con gli occhi, cioè io dico sempre alle persone, stando da questa parte si ha la grazia di poter vedere veramente tante cose che in una vita comune per forza di cose non si possono vedere, no? Anche per tutta l'esperienza, insomma, tutte quante le cose che vengono dette da un sacerdote, i discorsi, le sante chiacchierate, insomma, quindi la conoscenza che progressivamente si ha del cuore dell'uomo. Ecco, facciamo sempre in modo di essere recettivi, di saperci mettere in discussione, di saper vedere quando il Signore ci parla, quando il Signore ci tocca, quando il Signore ci sollecita, quando il Signore ci guida, e non lasciarci scappare niente. Ecco, perché il cammino della santità non è una cosa, si fa così, si fa un passo al giorno. L'importante è farlo tutti i giorni, perché ogni giorno il Signore ha molte cose da dirci,
Se ne prendessimo bene almeno una, avremmo fatto un passo avanti. Purtroppo non c'è niente di peggio di molte volte, anche su questo il Papa spesso e volentieri suona, pensando già di sapere tutto, pensando già che non c'è niente che deve cambiare, che già sta a posto, che già è bravo, già va a messa, già dice le preghiere, queste cose qui. Purtroppo si sprecano una montagna di grazie e di cose belle che il Signore vorrebbe donare, ma quando non trova le porte aperte e un cuore disposto all'ascolto, non può farci venire. Bene, chiediamo a Maria Santissima, oggi stiamo celebrando la messa in onore di Maria e della Beata Vergine della Mercede, in onore del fatto che ci fu un ordine religioso che fu costituito sotto l'ispirazione delle leggi della Madonna, quando c'era ancora la schiavitù, che aveva come finalità e come missione, in nome di Maria, di liberare gli schiavi dai loro padroni. Una grande opera, insomma, fatta da questa persona. E la Madonna ci libera dalla schiavitù peggiore, che è la schiavitù del peccato, la schiavitù da quel maledetto del demonio, in cui molti di noi ci stanno sotto le grinfie senza neanche accorgersene, che più ci si avvicina alla Madonna e più si respira aria di libertà e aria di cielo. La Madonna non permette che i suoi figli siano sotto la cappa, sotto gli inganni o sotto le spine del nemico della nostra salvezza. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.